Picciotti, rieccoci con la rubrica settimanale in cui commentiamo il nuovo capitolo di One Piece. Prima di iniziare vi ricordiamo di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi alcun nostro video. My Anime Academia è anche su Twitch e su TikTok. Potrete trovare in descrizione i link a tutti i nostri social. Bene, adesso sigla e si comincia! Picciotti, è uscito il capitolo 1053 di One Piece. Non perdiamo tempo e iniziamo con il riassunto. Il titolo del capitolo è I nuovi sovrani. Il capitolo si apre con la sfuriata dei Gorosei. Essi si lamentano di una foto che non volevano all'interno di una taglia e non volevano neanche la D. Il Marine che sta dialogando con loro tramite l'umacofono afferma di non saperne nulla e che è stato Guernica del CP0 a fornire loro quella foto. L'ordine è chiaro, ristampate tutto. Il mondo non deve sapere. Nella redazione del Big News Morgans, intanto, Morgans in persona è in brodo di giuggiole. Ormai niente e nessuno può fermare il diffondersi dei fatti. La notizia della sconfitta di Kaido e Big Mom arriva in tutto il mondo. Adesso tre capitani della nuova generazione, Luffy Cappello di Paglia, Trafalgar Law e Eustace Captain Kid, hanno una taglia di 3 miliardi di berry a testa. A Wano, intanto, stanno preparando tutto l'occorrente per un banchetto coi fiocchi. Mentre i cittadini festeggiano, ai sotterranei del castello, Nico Robin dialoga con Tenguyama Itetsu. Robin sta dando un'occhiata alle sue bambole Kokeshi. Itetsu le rivela che è stato rinchiuso lì per anni. A quel punto getta via la maschera e veniamo a sapere la sua identità. Si tratta di Kozuki Sukiyaki, padre di Oden ed ex shogun di Wano. Sukiyaki non ha mai avuto il coraggio di dire a Momo che fosse in vita. Robin però va dritta al punto e gli chiede se l'arma ancestrale Pluton sia proprio a Wano. Il Poneglyph di Arabasta diceva così e Itetsu conferma. La scena si sposta a Udon, dove qualcuno sta causando un bel trambusto. Queen e King sono in evidente difficoltà, stremati e sconfitti per mano di un uomo che ora li sta schernendo. Un uomo che afferma che farebbe una figuraccia se perdesse con dei semplici ufficiali. Quell'uomo è Aramaki Ryokugyu, ammiraglio del quartier generale della Marina. Porta degli occhiali da sole, ha una katana con sé e ha il busto scoperto. Le dita della sua mano sinistra si allungano, prendendo l'aspetto di alcune radici, grazie alle quali si nutre dell'energia vitale del bersaglio in cui le infilza. Sta facendo proprio questo con King e Queen. All'umacofono, Ryokugyu ordina di mandare una nave da guerra, ma di non farne rapporto a Sakazuki. Il suo obiettivo è prendere la testa di Luffy e ricevere gli elogi di Sakazuki dopo aver raggiunto il suddetto. Nella capitale dei fiori, tutti festeggiano e Luffy brinda a voce alta. Scopriamo che in precedenza aveva detto a Momo di non dire nulla di lui ai cittadini, per non passare come un eroe. Kid va lì per uccidere Luffy, ma quest'ultimo lo abbraccia e Kid resta coinvolto nei festeggiamenti. Poi fa notare a Luffy le novità del giornale. I nuovi quattro imperatori sono Shanks il Rosso, Teach Barbanera, Luffy Cappello di Paglia e Buggy il Clown Superstar. La foto di Luffy è in Gear 5th. All'inizio del capitolo, dunque, i Gorosei si stavano lamentando della diffusione della foto sul manifesto di Luffy e della D a suo carico. Mentre il festival continua, Ryokugyu si dirige in quella direzione, pronto a cacciare la sua preda. Picciotti. Con un po' di malinconia, eccoci con le riflessioni dell'ultimo capitolo prima della pausa di un mese. Fortunatamente, e credo anche volutamente, il capitolo contiene tantissimi elementi che danno il via alle teorie più disparate, le quali possono tenerci impegnati in questo mese senza One Piece. Ma iniziamo subito col commento. All'inizio del capitolo siamo nuovamente a Mary Joyce, così come lo scorso. Commentiamo la ormai palese incompetenza del governo mondiale, che da organizzazione infallibile e spietata, come ci poteva sembrare, sembra avere più buchi del formaggio svizzero. Facciamo un distinguo tra la richiesta di rimozione della D dal nome di Luffy e il non voler pubblicare la foto in Gear 5th. Il Marine dice che la prima di queste due cose non è arrivata come comunicazione, e piuttosto che pensare che sia stata una semplice svista dovuta ad un caso fortuito,
spero che sia spiegabile attraverso il ruolo nell'ombra che qualcuno all'interno della Marina sta svolgendo. Mi riferisco all'unità segreta della SWORD. Spero che sia grazie a questo corpo estraneo all'interno della Marina che la D non sia stata tolta, proprio con l'obiettivo di far vedere a tutto il mondo che qualcuno con la D nel proprio nome si sia reso protagonista di un'enorme impresa. Per il discorso della foto, invece, in questo caso un misunderstanding lo trovo già più credibile, visto che i Marines non possono sapere della pericolosità politica che questa forma può assumere. Però non è da escludere che anche in questo caso qualcuno della SWORD abbia accelerato i tempi per far sì che le taglie venissero stampate, anche senza l'approvazione dei Gorosei. E devo dire che una volta di più ho apprezzato il ruolo di Morgans, che intuendo il momento di debolezza del governo mondiale, abbia deciso di dargli un'ulteriore spallata dopo averlo già fatto con l'incidente di Sabo e dei due ammiragli. Good job, Morgans. Adesso mi aspetto che l'immagine di Luffy creerà non poco scalpore in giro per il mondo, sia per chi lo conosce che si interrogerà su che diamine gli sia successo, e sia su chi non lo conosce, nei quali potrebbe ridestare la leggenda del guerriero della liberazione, Nika. Commentando invece il valore delle taglie di Luffy, Law e Kid, non sono per nulla d'accordo sulla scelta di dare a tutti e tre 3 miliardi di berry. Capisco che nelle intenzioni del governo ci sia l'idea di limitare i danni, insabbiando quel che potevano, e quindi dire apertamente che Luffy fosse stato colui che da solo aveva sconfitto Kaido sarebbe stato un autogol clamoroso. Ma poi riscontro un cortocircuito logico nel fatto che lui sia stato nominato imperatore e gli altri due no. È stato fatto perché viene considerato una sorta di leader tra le ciurme? Benissimo. Allora devi mettere qualcosina in più. Avrei capito se avesse avuto, che so, una taglia da poche centinaia di milioni in più rispetto agli altri due capitani. E invece no. Una cosa su cui però dobbiamo interrogarci è l'importanza che Law e Kid avranno da qui alla fine. Penso che Oda abbia per loro qualcosa in mente. Magari qualcosa in più della semplice partecipazione alla guerra finale. Che risultino davvero dei competitors per Luffy nella corsa al One Piece? A questo punto non possiamo escludere questa cosa. Mentre assistiamo alla solita festa finale che accompagna i nostri dopo ogni impresa, vediamo finalmente dove fosse finita Nico Robin. E come era abbastanza pronosticabile, la vediamo vicino ad un Poneglyph, raggiunta da quello che si rivela essere Kozuki Sukiyaki, in realtà sempre in vita. Anche qui ci sono state diverse cose che non mi sono piaciute. Innanzitutto non mi piace come ci vengono spiegate le vicissitudini di quest'ultimo. O meglio, come NON ci vengano spiegate le vicissitudini di quest'ultimo. Nel capitolo 965 vediamo Orochi e Igurashi che se la ridono con quest'ultima trasformata in Sukiyaki, sopra quello che sembrava essere il corpo del vecchio Shogun. E invece no, visto che è sempre rimasto in vita. Perché non è stato fatto fuori? Come è riuscito a scappare dalla sua stanza di prigionia? Domanda a cui non abbiamo alcuna risposta, e che avrei preferito averne in questo capitolo. Ma in questo frangente veniamo a conoscenza di qualcosa di sconvolgente, l'ubicazione dell'arma ancestrale Pluton, che noi tutti pensavamo fosse ad Arabasta e che invece si trova a Wano. Tale scelta non va in contrasto con quello che sappiamo. Infatti Nefertari Cobra nel capitolo 218 dice che se Robin avesse detto a Crocodile dell'ubicazione di Pluton, il paese sarebbe caduto ai suoi piedi, ma è Cobra a dire ciò, il quale effettivamente non sa che Pluton non sia in realtà Arabasta, e la nostra archeologa risponde dicendo che non aveva mai avuto intenzione di dirgli dove fosse. Ecco, se Oda avesse avuto sin dal primo istante in mente una cosa del genere, perché non farle dire qualcosa di criptico in risposta all'osservazione di Cobra? Qualcosa che ci avrebbe fatto capire che comunque il paese non sarebbe stato nelle mani di Crocodile, dato che sapere l'ubicazione di Pluton, senza controllarla, non gli avrebbe permesso di conquistare il paese. E invece non abbiamo nulla di tutto ciò. Trovo anche seccante il fatto che possedendo un'informazione di questo tipo, noi non l'abbiamo mai vista una cavolo di volta accennare a qualcuno, che so, un indizio sul fatto che a Wano ci sia qualcosa di molto importante. In questo modo, da lettore non posso che farmi venire il dubbio che sia una retcon. Chi ce lo dice? Inoltre, ci fa mettere in dubbio che Robin possa sapere già chissà quante altre informazioni, di cui noi siamo all'oscuro. Ognuno di noi, leggendo One Piece, si sente un vero e proprio Mugiwara. Con queste scelte, personalmente, mi sento escluso da quello che è il percorso che i nostri stanno facendo. Ma per concludere il discorso Pluton, ma sicuramente ne riparleremo in un video successivo, può darsi che è per via della presenza di quest'arma ancestrale che nei secoli Wano abbia scelto un approccio isolazionista, differentemente dagli altri paesi all'interno del mondo di One Piece? E in cosa consiste questa leggendaria nave? E dove potrebbe trovarsi? Evitiamo di pensare che sia una bestia mitologica o una nave che usufruisca dei poteri di un frutto del diavolo,
La pericolosità dei progetti di Pluton in possesso di Franky consisteva proprio nel fatto che essi potevano permettere la riproducibilità di tale nave. Per quanto riguarda l'ubicazione, penso che è probabile che sia sotterrata, magari nascosta in uno degli anfratti delle cascate o in una grotta marina. Andando avanti, finalmente assistiamo al face reveal di Aramaki, nome in codice Ryokugyu. Abbiamo la conferma che i suoi poteri derivino dalle piante. Certo, non abbiamo ancora avuto la prova che il suo frutto non sia uno Zoan, che si rifà ad una delle quattro divinità, smentendo così definitivamente quella teoria che disprezziamo. Però la sua frase sul fatto di non voler sfigurare con un semplice ufficiale di un imperatore, mentre assorbe King e Queen, mette, spero definitivamente, fine al discorso che un Marco alla Fenice avrebbe potuto tener testa a Kizaru. Ragazzi, gli ammiragli sono forti. Mettiamocelo in testa. Le vibes che questo personaggio mi trasmette sono che sia un tipo molto diretto, senza chissà quale complicata ideologia e che va dritto al dunque, portando a termine i suoi obiettivi. La presentazione davvero badass mi spaventa, e non poco. Il mio pensiero è che il suo ruolo sia quello di bonificare Wano, così come avevo detto 7 mesi fa nel video teoria. E infatti nella scan finale vediamo che da dove passa lui, il terreno diventa rigoglioso. Ma il fatto che abbia in mano le taglie dei pirati mi fa supporre che Oda stia architettando qualcosa di grosso. Inoltre, il ripeterci che il mondo sia in subbuglio e che la marina abbia inanellato umiliazioni dopo l'altra, mi porta a pensare che ciò non potrà ripetersi all'infinito, e anche loro porteranno a casa un buon risultato, prima o poi. A meno che Ryokugyu non si riveli improvvisamente collaborativo nei confronti del popolo e in chi detiene il potere a Wano, ho paura che il suo ruolo non sarà semplicemente quello di far scappare i nostri dall'isola. Ho paura che potrebbe macchiarsi di qualcosa di grave. Adesso ho seriamente timore per Nico Robin. Ma spero di sbagliarmi, anche perché una cosa di questo tipo rallenterebbe non poco la corsa al One Piece, e dovremmo rivedere nuovamente la ciurma divisa. Magari Ryukyu farà un tentativo, e Robin verrà liberata, e così i Mugiwara riusciranno a scappare. Penso sia la cosa più auspicabile in questo momento. Per concludere, a fine capitolo vediamo quelli che vengono definiti i quattro imperatori del mare. E tra questi spunta il nome di Di Buggy. Oda ci ha fregato per l'ennesima volta. Ore e ore passate a pensare a cosa potrebbe succedere nel futuro del manga, ed eccoci qualcosa che neanche il fan più complottista di One Piece avrebbe potuto pensare. Buggy, nuovo imperatore. Devo dire che vedere questa sua foto insieme agli altri tre, inaspettatamente mi ha fatto pensare che non è poi così strano. Pur sapendo che combattivamente parlando non vale un'unghia degli altri tre, dobbiamo considerare il fatto che stiamo parlando di un ex Shichibukai, un ex membro dei Pirati di Roger, a capo di una vastissima organizzazione di pirati e che tra i propri comandanti vanta il temutissimo Kabaji. Insomma, per un cittadino comune la cosa non costituisce chissà quale stupore. Mentre per noi lettori, è a dir poco sconvolgente. Sono sicuro che Buggy in primis non sia contento di una carica di questo tipo, foriera di guai e pericoli. È vero che a Marineford parla di voler diventare uno dei quattro imperatori, ma penso anche che ritrovatosi poi nella situazione, si sia reso conto che da adesso in poi sono cavoli. Chiunque potrebbe cercare di attaccarlo e prendere il suo posto. Ma la domanda che ci stiamo ponendo tutti è: che diamine avrà fatto Buggy? Indipendentemente da ciò che ha potuto fare, o no, penso che la sua carica sia stata una grandissima operazione di distrazione di massa, volta a non porre troppa attenzione ai rookie della generazione peggiore che si sono macchiati di azioni gravissime. È indubbio che anche Barbanera avrà avuto un aumento di taglia, perché non posso pensare che abbia ancora una taglia inferiore a quella di Law e Kid. E in tutto questo vediamo una gigantografia di Sabo che potrebbe significare tutto niente, ma che penso serva da segnale che presto si tornerà a parlarne e finalmente scopriremo cosa diamine gli sia accaduto. Detto questo, il video termina qui. Spero vi sia piaciuto, se così è stato lasciate like e noi ci vediamo lunedì con un video teoria incentrato su Buggy. Non perdetevelo, alla prossima, sayonara! Bene ragazzi, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!